e anche efficacia di questo, tutti quanti però dovremmo mettersi la propria parte. Il comune con la deliberazione ha dato l'indirizzo, quindi ci ha dato delle regole, noi in collaborazione con Veritas proviamo a mettersela tutta, è chiaro che dopo bisogna essere sul campo giorno per giorno, ora per ora e anche diciamo minuto per minuto, nel senso che la sensibilità deve essere puntuale e precisa. Darei la parola, non so, al sindaco e poi. Ringrazio per il lavoro che è stato fatto durante questo tempo, ovviamente il dottor Ney, il suo Pesce, un lavoro fatto in sinergia, insieme, in funzione di un obiettivo che era stato a lungo reclamato da parte degli operatori, rispetto al quale abbiamo utilizzato uno spazio normativo che di recente si è aperto, che ci ha consentito finalmente di rendere concrete delle sinergie tra realtà che lavorano già insieme, quello che non era consentito fino a poco tempo fa, cioè il fatto che si potesse ottimizzare, si potessero ottimizzare le risorse in funzione di un obiettivo che, come sappiamo, è importante. Quindi la rappresentazione plastica che diamo anche questa mattina con la presenza del Comune di Chioggia, di SST e di Veritas, vuole dire di questa possibilità che oggi ci viene concessa di lavorare insieme per mettere a disposizione risorse che consentono di dare una risposta così significativa a quella legata ai controlli e alle verifiche nell'ambito di un mercato che ne è stato privo purtroppo per parecchio tempo. Sotto questo profilo il Comune di Chioggia era fino a poco tempo fa, fino a questa modifica normativa, a questi provvedimenti normativi nazionali che ha consentito di realizzare queste sinergie, era sostanzialmente solo nel tentare di dare risposte che ad un certo punto non è stata più in grado di dare per le note vicende legate alle difficoltà quanto al personale, la possibilità di organizzare situazioni che consentissero di mettere a servizio del personale appunto dedicato a questi scopi. Oggi abbiamo questa possibilità e noi lo vogliamo assolutamente mettere in atto, quindi credo che questo lavoro insieme che abbiamo organizzato credo possa e debba produrre dei risultati, fermo restando che io ringrazio gli operatori principalmente, perché sono quelli che poi mandano avanti le cose, per continuare a lavorare spesso in condizioni di difficoltà. Io credo che questa situazione possa garantire un migliore lavoro, una migliore qualità ed efficienza del lavoro stesso, e credo che sia una risposta comunque importante per la quale ringrazio davvero tutti quanti. Grazie, sindaco. Se sì, volevo chiedere due parole intanto per rivolgervi un saluto sincero e affettuoso, perché molti di voi conosco per l'esperienza che c'è stata in passato all'interno della fondazione, per essere facile di incontrarmi. Conosco anche abbastanza bene le problematiche ambientale all'interno del mercato ittico. Prendo con soddisfazione, questo dato che il dottor Ney ci dà sull'argomento del fatturato. Per alcuni anni abbiamo seguito questo argomento, a volte con molta approvazione e soddisfazione, a volte anche con un po' di preoccupazione. Ma se ricordate, ci siamo occupati di ricerche sulla crescita, alcuni di voi insomma l'hanno sentito. Torniamo invece a questo accordo. Intanto ogni volta che sono state sollevate preoccupazioni da parte del comune, del CSP, con l'azienda, per le situazioni che si verificavano all'interno del mercato, Veritas è intervenuta, sempre dalla soddisfazione, pur con delle difficoltà, perché molte volte c'erano problemi tecnici, di competenze che si potevano, si poteva. Quindi in qualche modo questo strumento è un risolutivo per le difficoltà che ci sono state. Noi sappiamo quali sono le problematiche ambientali all'interno del mercato, il fatto che sia aperto, gli scavalli che devono che venissero coperti, gli abbandoni che in qualche modo ci inducevano a fare interventi straordinari. Ecco, questo strumento risolve in qualche modo, con la disponibilità e la possibilità per gli ispettori ambientali, che ripeto sono ispettori di Veritas, sono 6 in tutta la città, non si sa bene se saranno 3 di questi impegnati oppure ci si rivolgerà
ad altri privati, però normalmente sono formati, preparati, aggiornati dal comando dei vigili e mettono dei verbali che poi vengono inoltrati al comando dei vigili che li vaglia, insomma, e quindi per di più questi saranno sottoposti ad un aggiornamento di circa 3 ore per essere aggiornati sulle tipicità ambientali all'interno del mercato, quindi si spera in questo modo di risolvere un po'. Certo che mi piace sottolineare che niente si può fare se non c'è la massima disponibilità e collaborazione anche da parte di chi all'interno del mercato ci lavora. È fondamentale questo. Questo vale per il mercato, ma vale anche per la città. Ecco. Quindi mi auguro che un contributo fattivo sia immediatamente evidente nell'immediato futuro e la disponibilità a collaborare è sempre molto fattiva. Grazie. Darei la parola ai giornalisti, poi a... Come volete, non c'è problema, siamo qua. No, a me ha risposto il sindaco dicendo che grazie agli operatori e ai produttori che hanno sollecitato questo quello è, che adesso speriamo che avvenga quel che avete detto. Tutto qua. Grazie. Altri? Prego. Mi sembra di aver per nessuno perché penso che sia capito giusto. E quindi vengono superati dei limiti burocratici, dei vecchi limiti burocratici di competenze. E si crea una sinergia, grazie alle nuove leggi puntualmente abitate a Chioggia, una sinergia tra comune, personale Veritas e anche personale SST, che affiancheranno i vigili dopo essersi preparati adeguatamente. Ti interrompo perché c'è un aspetto che i vigili urbani, che prevede il regolamento dell'articolo 13, i vigili urbani o personale SST. I vigili urbani non sono qui perché non ci sono risorse, quindi saranno personale di SST, che siccome è uguale al personale di Veritas, questo sto dicendo, sono messi insieme per fare questa attività. È evidente che il personale di Veritas è già formato per fare questo e quindi è efficace domani mattina. Il personale di SST forse ci vorrà un po' più di tempo. E poi nel complesso quante saranno le persone? La nostra idea è che ci sia una rotazione su 3 persone, perché abbiamo turni, tra virgolette, di notte, fuori anche del orario di lavoro. Presenti sull'area. Io non posso dire adesso quando, dove, perché, sarebbe, cioè, se è ispezione vuol dire che uno, come dire, non può dire domani ti faccio un'ispezione, vuol dire la disponibilità degli operatori sarà di tre unità che random, si dice, quindi in maniera casuale vanno a intervenire e verificare la situazione di notte e anche di pomeriggio. Sempre fissi in loco, diciamo, nei orari di mercato, c'è sempre la presenza. Ti darò anche in posi, piuttosto che però non è che dico domani ci sono. Ci sono? Sì, no, no, è importante che ci siamo sempre, no? Assolutamente, stiamo mettendo in campo. Che dicesse vengono. No, dicevo random, chiedo scusa, dicevo casualmente, perché non vado a definire che sono, come dire, a luna di notte, quando il mercato è aperto ci sono, punto. Questo se a domanda rispondo, quando il mercato ha i suoi orari ci sono, ci devono essere. Ma siccome abbiamo pensato, grazie ai suggerimenti di tutti voi, attenzione, di ragionare in termini di fascia prima e dopo, perché quelli sono i punti critici, oltre al punto critico della regolazione durante l'orario, dentro il mercato e fuori il mercato, per chi prima o dopo. Dico questo perché la presenza fissa degli orari determinati è più utile di una presenza che viene una volta ogni tanto. Mercato è fissa. Che cattive abitudini si perdono. Quello che voglio dire è che non dico che sia la luna o alle 2 o alle 3 di notte, sarà nella fascia prima e anche dopo. Esatto. Quindi diciamola così, 24 ore su 24, posto che, per capirci. Posto che quando c'è l'apertura del mercato ci saranno. Il resto è sempre 24 ore. E che sia un approccio collaborativo da parte nostra anche da parte vostra, nel senso che non sia mai una cosa repressiva, ma sia una cosa che serve per poter far sì che il mercato sia più operativo e sia più fluido. No, è giusto, sottolineate voi, sottolineiamo tra voi. Ass-
siccome è correttissimo, giusto, una cosa, siccome abbiamo richiesto noi, quindi è vogliamo questo per collaborare insieme, avere una giusta collaborazione, in termini di collaborazione quello che ha dato sia il dottor Romani è quello che vogliamo usando voi, quindi esattamente questo è lo spirito con il quale si deve lavorare in avanti, quindi una grande collaborazione perché tutto possa funzionare bene. Mi pare che sia questo lo spirito corretto, ecco, non certo quello di essere insomma degli imprenditori. Siamo abituati a escludere, siamo abituati a escludere veloci, dopo spariscono tutti. Quindi preferiamo una presenza costante, fissa, collaborativa, come abbiamo detto, sistematico, quindi non operare nella migliore maniera possibile. Un ragionamento sistematico dà risposta rispetto ad un'esigenza alla quale, e non ho timore di dirlo, il comune non è stato in grado in questo tempo, per ragioni purtroppo oggettive, legate alle tante difficoltà dei tempi che stiamo vivendo, legate soprattutto anche ai vincoli di natura normativa che ci impedivano, per esempio, di assumere, nonostante ci fossero le risorse per poterlo fare, ci impedivano di attivare la mobilità, nonostante ci fossero le risorse per poterlo fare, quindi blocchi di varia natura che hanno finito per depauperare il personale che doveva essere dedicato a questo scopo e sostanzialmente non si riusciva a coprire le varie esigenze. Quindi questa è la certificazione purtroppo di una difficoltà che non ho timore di denunciare purtroppo in questo contesto del comune. E in questo senso, per fortuna, a fronte delle normative così negative che impedivano di dare queste risposte, è intervenuta un'altra invece che ha consentito la possibilità di realizzare questa sinergia. Ecco, non era possibile fino a poco tempo fa, oggi c'è questa possibilità, la sfruttiamo fino in fondo e diamo quelle risposte che laddove il comune fosse stato solo, così come fino a ieri, non sarebbero arrivate purtroppo. Quindi oggi sfruttiamo uno spazio normativo finalmente positivo e felice che ci consente di realizzare quanto andiamo a rendere concreto oggi. Quindi è evidente che il tema della collaborazione reciproca è qualcosa che, peraltro, devo dire la verità, non è mai mancata. Il ringraziamento a voi è anche in quella direzione, perché avete comunque in qualche modo sopperito a delle carenze. Ci sono tante difficoltà legate alla struttura del mercato di oggi. Sapete che l'obiettivo di cui si parla da un'infinità di tempo, l'obiettivo importante, quello legato al famoso spostamento del mercato ittico, rispetto al quale la progettualità che è in campo credo la situazione di dare risposte significative in un tempo non così lontano. Il senso che abbiamo voluto dare, è stato annunciato più volte, legato a quanto dicevo il dottor Romei, cioè il mantenimento in capo ad una gestione nelle forme che verranno definite, attenzione, in capo alla gestione della città, diciamo così, delle vicende legate al mercato ittico e ortofrutticolo, ecco, dice della volontà di mantenere in città, nelle forme che saranno definite, attenzione, la gestione dei mercati, perché come già detto sono le vicende che hanno una caratterizzazione identitaria. Il mercato ittico è elemento identitario della nostra città, l'ho detto più volte, lo voglio ribadire anche di persona a voi, quindi non è per i giornalisti una notizia, ma credo sia doveroso dire quanto sia per me fondamentale che il mercato ittico venga mantenuto in capo alla gestione della città. Ecco, perché non è pensabile che venga gestito secondo logiche di altra natura, così come si è fatto per esempio il riferimento al verde, ai cimiteri, ai parcheggi e quant'altro, secondo un percorso di attenzione viene imposto dalla legge e non invece inventato. Quindi ecco, questo tenevo molto a dirlo, con una prospettiva che deve essere quella di un forte sviluppo. Ecco, i dati che ha denunciato il dottor Romei sono dati non negativi, anzi, credo che però l'obiettivo debba essere quello di rendere centrale la vicenda legata in particolare al mercato ittico, che probabilmente, senza probabilmente,
una delle realtà più importanti, se non la più importante della nostra città, perché legata ad un'attività che è di rilevanza quantomeno nazionale. Io comunque mi muova oggi e mi muovo molto in direzione Roma o altre realtà. L'altro giorno San Benedetto del Tronto per recuperare e portare a casa la famosa bandiera verde, e il sindaco di San Benedetto mi diceva, ecco, voi siete insomma quelli che siete fortissimi, ecco, nel settore della pesca, insomma, in qualche modo, ma insomma qui lì poteva essere anche naturale, ma comunque io vado a dire, io sono il sindaco di Chioggia, tutti quanti mi parlano della pesca, no? Quindi la primissima cosa che viene in mente è la pesca e il mercato ittico, quindi a dire anche veramente di una caratterizzazione fortemente identitaria della pesca e del mercato ittico rispetto alla nostra città. E in questo senso, proprio in funzione del, definiamolo, brand Chioggia in riferimento alla pesca, noi dobbiamo puntare, è vero, su cose non immediate, su cose delle quali si parla da lungo tempo, ma credo debbano rappresentare una prospettiva che io sono convinto sarà non così lontana. Dobbiamo puntare ad un fortissimo sviluppo, incremento, che è legato proprio allo spostamento del mercato ittico. E so quanto sia difficile oggi ragionare in termini di credibilità rispetto ad annunci che arrivano da troppo tempo, quindi ce lo diciamo, però ribadisco, sono convinto che la prospettiva sia non così lunga e non così lontana, è l'obiettivo cui dobbiamo tutti quanti insieme puntare secondo le logiche di collaborazione delle quali si deve. Mi fa piacere, Giuseppe, che tu abbia messo in evidenza la questione pesca, che è proprio la spina dorsale, come tante volte studi, della città, della sua importanza. E d'altra parte credo che sia gli armatori, i pescatori, come il commissionario o altri, proprio il tessuto che ha tenuto in piedi la struttura in qualche maniera, abbiano proprio veramente, l'hanno anche richiesto, bisogno di una di poter lavorare in maniera serena, no? Perché la richiesta è proprio quella di avere delle persone per le quali poi qualsiasi problema che vada a interrompere la quiete del buon lavoro, come buon padre di famiglia, è importante, credo che sia un passo importante anche questo. Poi vorrei anche sottolineare che non basta la base, perché stiamo parlando di chi poi viene a portare tutte le sue fatiche, io dico sempre il mercato ittico come l'imbuto dove confluisce tutto l'acqua, poi lì c'è la strettoia, bisogna vedere che fine che fa poi tutto quanto il discorso. Bisogna anche, secondo il mio punto di vista, che i piani superiori, cioè, vedano e tengano in considerazione che se c'è da parte di pochi un malcostume che poi va a deteriorare tutte le fatiche degli altri, come il buon padre di famiglia dovrebbero cominciare a mettere in evidenza, non dico, ma almeno prenderli per un orecchio e cominciare a dire la prima è questa, la seconda la vedi, la terza te ne vai, faccio un esempio, non so se sono stato chiaro, perché altrimenti diventa tutto dispersivo, perché ci vuole sì la coda che si muova, sì, ma che la testa tenga fermo. Sì, solo per chiarire l'obiettivo di oggi è un passo importante nella convenzione. Faremo anche una reportistica. Io ho chiesto consigli, cioè ci mettiamo lì ogni mese e capiamo effettivamente come è andata, quali sono le deviazioni che sono intervenute, che tipologia di deviazione c'è, no? Sono andato ai 95 all'ora, dovevo andare ai 90, oppure andavo sempre ai 200 all'ora, fare la metafora per capirci, cioè quindi anche entrare un po' nel merito. Sarà cura appunto attraverso il direttore del mercato, attraverso il sottoscritto, ma in particolare con la commissione di mercato, capire effettivamente e relazionarci sulla tipologia, su che cosa fare e come migliorare. C'è anche l'aspetto logistico che ricordava il sindaco, ce n'è anche uno contingente di esperienza. Sono ragionalmente convinto che ad agosto, anzi abbiamo già detto a luglio, interverremo per quanto riguarda la struttura interna, quindi c'è anche un miglioramento, diciamo, dal punto di vista delle strutture civili.
È chiaro che è un lavoro quotidiano, ci confronteremo nel merito con un considerato che stava parlando dei lavori nuovi che vengono fatti. No, ma sì, però. Se una parentesi, mi leggo, se mi leggo questo discorso qua, sì. Vorrei dire una cosa e dare anche un piccolo consiglio al sindaco, se è possibile, visto che il nostro mercato, appunto, quando va fuori di Chioggia, lo porta a Fiora Rocchiere, quindi rappresenta la città. E si consiglia vivamente che magari ogni anno, a parte le provvigioni che vengono su, quasi tutti gli anni, se è possibile investire nella manutenzione del mercato. La piccola manutenzione, che è quella che noi ci troviamo sempre di fronte e tutte le volte fa gridare allo scandalo. Una piccola parte di soldi per piacere magari rimetterli nel mercato in maniera da poterlo rendere sempre più fluido. Mi interrompo, ma non per togliere la parola. Sì, perché è un altro discorso. Io sono stato chiamato anche dal sindaco per fare una ristrutturazione della società, e uno degli elementi che è quello di mantenere i mercati è anche quello di valorizzare in termini, diciamo, del cosiddetto margine operativo, cioè quello che rimane nel mercato rimane all'interno del mercato. Quindi è doppiamente quello che sta dicendo, e una logica anche di prospettiva, attenzione, non solo del quotidiano. C'è un elemento tecnico che però è bene che si sappia, che la struttura oggi non è di proprietà del SST, ma è ancora di proprietà dell'amministrazione comunale. Quindi se l'amministrazione comunale confermerà l'indirizzo, che è quello di portare la proprietà di questi muri all'interno della società, la società potrà occuparsene in maniera diretta. Si parlava prima che c'è una buca qua, per dire, e dobbiamo attivarci attraverso i lavori costanti del comune. Quindi se, avendo la proprietà, il proprietario si assume oltre che la responsabilità. C'è un problema di sicurezza, parla una persona che è anche datore di lavoro, quindi sa come dire, molto bene cosa vuol dire questo aspetto, e avendo le risorse si possono impiegare anche questi temi, ma soprattutto la prospettiva delle risorse per il mercato futuro. Però questo meriterebbe un'altra conferenza stampa. Vorrei far parlare gli altri, tutti se vogliono. Sì, ma volevo concludere perché non ho avuto il tempo di dire. Cioè, il discorso diventa questo, va benissimo, il regolamento c'è, basterebbe seguire quello, ho già detto altre volte in commissione, sarebbe già abbastanza sufficiente. Poi se c'è bisogno di avere delle persone che aiutino la serenità, è questo il percorso che deve andare, non deve essere certo punitiva, ma deve essere costruttiva, come è stato evidenziato, che poi è giusto che sia così. Però perché questo succeda ci vuole poi che il buon padre di famiglia tenga in considerazione che chi si continua a creare scompensi all'interno della gente che lavora in maniera tranquilla e va alla ricerca di questa, venga in qualche maniera tenuto ai margini. Altrimenti non si fa niente. Niente, è un'amministrazione. Vabbè, ma sembra facile. Allora, capito sicuramente i problemi burocratici per fornire il personale, perché praticamente sì, c'è il problema di chi poteva fornire il personale. Volevo capire a livello pratico che autorità ha il personale che verrà qua, perché un vigile è un ufficiale giudiziario, l'ispettore sanitario è a tutti i livelli, cioè può chiedere documenti, può chiedere... L'istruttoria fatta dal personale Veritas o domani il personale SST fa il verbale, quindi deve essere definito in sede di verbale. Poi il regolamento del mercato, oggi l'articolo 13 e gli altri, prevedono che sia il direttore a comminare la sanzione. Questo è quello che deve Cioè, va l'istruttoria, cioè, se l'ispettore chiede un documento a una persona a livello pratico, questo qua non glielo fornisce, non si inizia neanche l'istruttoria. No, ho capito, però la titolarità si chiama potestà dal punto di vista pratico. Dentro qui il mercato, queste persone come fossero vigili. Punto. Ok, se uno dice non ti do il documento perché sono la Cina, se lo diremo così, lo per capirci. Esatto. Buongiorno. Ti conosco. Perché a livello pratico si troveranno di fronte a questi problemi. È chiaro che uno potrà dire no, io non ti do il documento. Si assume la responsabilità come fosse un, è un lavoro. Mi niego nei confronti di sì, un però un vigile ha una divisa, un'autorità. L'ispettore, se
lo vedremo, spero che in qualche maniera il segnale arrivi. Il senso di questa conferenza stampa è quello di iniziare a informare circa esattamente queste cose, quindi poi insomma sono cose che dovranno poi diventare dominio pubblico. Questo trovare delle persone che una volta con controllo che si possa avviare qualcosa di concreto in base di o una multa o qualcosa come che dopo può venire da parte del direttore e qui come è andata molto bene perché se questo qua deve chiamare questo perché se per questo personale deve chiamare il direttore non c'è a livello pratico sì. Altre domande? Sì, scusa. Beh, però un discorso è uscito qualcosa che apre un discorso che il signore prima secondo me ha azzeccato. Se un agente di polizia giudiziaria vigile urbano i temi sono importanti mi domanda il signore ha i documenti, io devo esibirli, se mi viene il come lo chiamate l'ispettore ambientale e mi dice signore può esibire i documenti, io gli dico beh lei chi è e credo di aver capito in questo senso allora scusi se interrompo, non è un problema con gli operatori, scusi se interrompo, non è un problema con gli operatori, è un problema con chi chiunque qualsiasi viene dentro il mercato non si sa chi è. Quindi uno può essere persuasivo, questo è il numero di targa del camion, è salito su quel camion. Dentro qua la responsabilità del sottoscritto in questo momento. No, per chiarezza, se c'è una persona dentro qua che ha delle criticità, eccetera, la responsabilità è del sottoscritto. Perché? No, il perimetro è importante. È chiaro che se uno va fuori dal perimetro del mercato, gli ispettori non possono dire neanche A. Ma dentro il perimetro del mercato, dentro il perimetro del mercato, c'è una titolarità a chiedere. Se no, fuori. Dentro il problema è che noi abbiamo una promiscuità. Il tema tecnico è questo qua. Ho formulato male la domanda, posso riformularla? Forse non ho capito bene io. Se un ispettore ambientale si avvicina ad un tizio nell'ambito del mercato e gli dice per cortesia può farmi vedere i suoi documenti, il tizio è tenuto a farlo oppure spero di essere stato chiaro. Provo e poi il sindaco viene a intervenire. Il sindaco, dopo la formazione, quindi dopo che ha individuato che la persona è idonea, fa un'ordinanza che individua Adriano Romelli, per fare un esempio pratico, pubblico ufficiale, per quella roba lì. Quella roba lì sono io che... Cioè, è un pubblico ufficiale. Insomma, è un pubblico ufficiale. E ne rispondo dal punto di vista civile, che è sotto il profilo, attenzione, sotto il profilo. È autorizzato come dare assolutamente sì. No, questa sarebbe fuffa. Come? Sarebbe fuffa. Il tema è che dopo il perimetro del mercato, fuori dal perimetro del mercato, non ha più titolo. Così come l'avrebbe il vigile. Non è da sottovalutare perché ci sono persone, non gli operatori, qualcuno che viene fuori, che probabilmente metterà anche le mani addosso a queste persone. Noi diciamo che verranno formate anche fisicamente. Sarà una formazione. Volevo aggiungere una cosa. Premesso che gli ispettori ambientali sono pubblici ufficiali. Premesso questo. Per come adesso svolgono il loro compito in città sono pubblici ufficiali. Ribadisco che siano informati dal comando dei vigili prima di essere caricati in ispettori, normalmente sono a servizio della città, cioè di chi ha un comportamento adeguato. È il compito che avrebbero all'interno del mercato, che chiede il documento, ripeto, sono pubblici ufficiali, è di contribuire a risolvere dei problemi che già conosciamo. Per esempio, chi conferisce dall'esterno
all'interno del mercato rifiuti e non deve farlo, chi abbandona nei discarabili il rifiuto non indifferenziato, cioè chi abbandona cassonette di cassette. Sì. Ovviamente, ripeto, quando si parla di un aggiornamento di 2-3 ore e anche più, è perché proprio ci sono degli indirizzi specifici per risolvere delle esigenze tipiche del mercato e qui ci sarà un'ulteriore informazione. Allora, ripeto, la disponibilità alla collaborazione e a non alla repressione dovrebbe essere massima. Questo è quello che mi piace sottolineare. Siamo regolamentati dal regolamento. No, quindi mi sembra di aver capito quanto più semplice che uno di questi signori nell'ambito del mercato potrà comportarsi esattamente come dice il Bano. Fino a ieri, fino a ieri non era possibile per me, perché non era consentito dalla normativa, sfruttare i distributori di verità per svolgere questo servizio. Oggi è possibile. Questo è l'accordo che rende completamente possibile questa legge. Altri? Ecco, ambito del mercato. Noi abbiamo parlato di ambiti del mercato in senso lato, ma per applicare una norma, quindi questi signori che faranno il loro dovere, con cosa ben venga, lavoreranno dentro un ambito. Questo ambito è visibilmente e chiaramente delimitato. A me sembra di no, perché il mercato di Chiosa è una via che poi serve anche la strada per raggiungere un quartiere. Cioè, ci sarà un limite fisico, perché altrimenti ti fanno così, guarda. Non ti do niente. Il limite fisico è chiaramente individuato, purtroppo è accessibile a tutti, ma c'è un limite. Sì, assolutamente sì. Il perimetro del mercato, se non ho è la normativa regionale, devo dire qual è il mio perimetro di mercato, sono quelle strade eccetera. Ma c'è scritto tutto quanto, assolutamente è segnalato per la maniera. È evidente quello che stai dicendo tu, perché non è, se non avendo barriere fisiche di accesso, ma questo sono aspetti meglio di me, c'è un limite di questa natura, purtroppo è qua. Sì, è un'ultima cosa. Questo tipo di miglior controllo, che sarà sicuramente migliore rispetto a prima, dovrebbe influire sul fenomeno delle vendite fuori mercato. Perché le vendite fuori mercato intanto privano degli operatori dei diritti che dei diritti di mercato. Quindi è negativo sia per il mercato quanto per gli operatori, per gli altri operatori. Però, quindi per tutti, quindi per la collettività. Per tutti. Però mi risulta che la vendita fuori mercato sia lecita. Cioè, se vendi direttamente da una barca ai supermercati, bypassando i mercati, succede dappertutto. E però c'è in questa modalità, che potrebbe venire anche davanti al bar Lux. Allora, le barche che portano i pesci e danno i pesci ai supermercati sono regolamentate da queste dal fuori d'asta. Queste sono tutte transazioni. Questo è tutto un altro tema. Lo affronteremo un'altra volta, ma non per non rispondere, perché è un tema un po' più generale. Che è nella visione, era per capirci adesso. Scusa, la zona del ballo, la Taramengo. Vediamola così. Scusate un secondo, perché questo è un tema diverso. Cioè, non è che sia non da non considerare questo, perché fa parte della strategia futura di questo mercato, e come diceva il signor Sindaco, in relazione al futuro. Cioè, oggi ci sono strumenti diversi e